Ragazzi, stiamo strappando minuti preziosi a Pinoli e Magnetti per le premiazioni della QX4. Mettetevi insieme. Dov'è? Marco, mettili lì col Pinoli. Occhio che c'è il cane. E il cane, eccolo lì. Numero 9, Marco Magnetti, Pinoli, 54. Vittorioso, 54. Ragazzi, racconta. Pinoli, hai vinto, racconta prima te. Cosa vuoi che ti dica? È stata una bellissima gara, bellissima pista, secondo me, perché mi piace un casino. Marco... si è impastato la prima manche, quindi lasciamo perdere, che potevamo almeno sbagarrare un attimino. Comunque vabbè, è andata così. E nella seconda manche ha fatto i primi giri che ti aggrediva come un pazzo. La seconda manche mi avevi passato ancora, ma l'avevi passato, sì. In partenza e poi dopo è arrivata la zampata del Pinoli Maletico. Secondo me è veloce, ma era lento in nelle seconde whoops. Ho notato che lì eri fermo, infatti dico lì e lo infilo ancora. Non mi capito, infatti detto, adesso mi ha infatito chiuso un po'. Sì, sì, vabbè. Really bastard inside. Bravo. Marco, cosa hai da dire al grande Pinoli? No, complimenti, perché glielo fate anche quando siamo usciti, è veramente cresciuto tanto, è bravo, molto bravo. Ragazzi, questa QX4 sta sviluppando dei tempi notevolmente inferiori alla QX2, sì. E state dominando veramente. C'era una vostra idea di cambio categoria per l'ultima gara? Ma vedremo, magari facciamo un po' di voi insieme. Bravo, non sarebbe male. La coppia di vecchiati a Pondevoux, grandiosi. Ragazzi, complimenti, siete stati veramente grandi. Ma mi sa che qualche giovinastro lo mettete dietro senza problemi. Complimenti ancora per la vittoria, complimenti per il piazzamento, grande Marco, e un arrivederci alla prossima gara dell'italiano. Grandi dominatori della QX4, Pinoli e Magnetti. Alla prossima.